Eccoci qua, Loa, siamo in macchina e ci stiamo dirigendo a Montegrotto Terme perché finalmente io e mia sorella, che lei è una new entry della famiglia, infatti la mia famiglia è piena di sorprese, lei è un'altra sorella, infatti si chiama Katie, stiamo andando a Montegrotto Terme a fare un weekend di relax e perché ovviamente sfrutto finalmente questa smartbox che mi è stata regalata per il 30° compleanno, quindi nel 2012, infatti tra l'altro mi era scaduto, ho dovuto farla riarrivare, però finalmente la uso. E il tempo è orrendo, ma tanto le terme saranno fantastiche, speriamo, e staremo sempre nelle vasche e speriamo di rilassarci, perché non ti dico come abbiamo fatto a partire, metri di neve, poi ieri abbiamo avuto la presentazione di Vladi, è stato delirio totale, e quindi niente, ci riaggiorniamo dopo alle terme. Ciao! Siamo arrivati al Mioni Royal Sun, eccoci. Adesso vi diciamo com'è la stanza, le terme, tutto, non vediamo l'ora. A fra poco, ciao. Dobbiamo scegliere perché abbiamo la stanza 211, quindi questo, ha detto il 4, eccoci qua. Ciao. È bellissimo l'hotel, sembra proprio bello non coprirti. Adesso vedremo se abbiamo i profughi. Allora andiamo a vedere dov'è la camera 211. Meraviglia. Bello. Dove siamo? Sarà? 211. Andiamo a vedere. 211. Madonna, è super lungo. Eccoci qua, ciao. Io sono già in fase relax. Siamo entrati in camera. È molto bella, l'albergo è bellissimo. E non vi faccio vedere la camera perché l'abbiamo già incasinata a livelli. Megan sta mettendo la cuffia, mi impiego che cuffia hai. Va bene. Io non la voglio così, la voglio di tessuto. Ah. Perché lei ha le cuffie lattice che le fanno malissimo. Ti faccio vedere come sei. Eccola. Insomma, bella però, no? Bianca, nuance. E quindi niente, quindi adesso andiamo giù alle terme e facciamo vedere. Mi sento già troppo tipo Principe di Bel-Air. Ciao. Eccoci, dopo esserci sistemati in camera, adesso stiamo andando giù nel centro benessere, che ci saranno vasche, dentro, fuori, vediamo come sarà. L'ambiente è un po' soft, bisogna stare un po' in silenzio, speriamo che non ce le dicano dietro per il video. Andiamo allora, ciao. Immersione meravigliosa nelle terme qui a Royal Sun, veramente molto bello. E adesso la nostra relax continua. Guardate che bellezza, ormai non riesco neanche più a articolare le parole perché sono già molto stordito dalle terme. Adesso ci prenderemo un cocktail a bordo piscina, una piscina stupenda che infatti va anche fuori, vedi, prosegue fuori e fuori ancora più dopo. Abbiamo addirittura un albero all'interno. Eccoci qua, abbiamo fatto una bella nuotatina nelle terme calde, adesso dopo andiamo a vedere com'è il centro benessere, nel frattempo un prosecco a bordo vasca. Ormai sembriamo veramente Liza Minnelli e alla scoperta di Hollywood. Ciao, a dopo, siamo troppo boss. Eccoci qua, stiamo appena stati nelle vasche di acqua calda, siamo andati anche nel bagno turco, poi ci siamo rilassati un po' e ci stavamo anche per addormentare nell'angolo tisana che io mi sono rovesciato addosso, infatti non vi faccio vedere, completamente rovesciato, e adesso stiamo per prenotare questo massaggio che faremo domani, massaggio ayurvedico, per riequilibrare l'energia tra corpo e mente, ce n'è bisogno perché... E poi c'è scritto anche Pitta Vata Kapha e dura 50 minuti, dopo vedremo com'è. Adesso andiamo ancora, prenotiamo e poi andiamo ancora nelle vasche. Siamo qua sdraiati dopo l'ennesimo bagno. Guardate che figata di serantali, noi siamo proprio seduti sotto, rilassatezza massima, sentite il rumore dell'acqua, oh che bello, Marte Rose. Eccoci, siamo pronti dopo aver fatto bagni su bagni giù nelle terme caldissime, bellissime.
Ovviamente siamo un po' sdrenati perché le terme sono molto stancanti. Adesso su internet ho trovato questa pizzeria un po' particolare che si chiama Pizzicorio e dicono che fanno una pizza al metro un po' strana e si chiama pinsa romana ai cereali, non lo so, quindi prenderemo quella, mi sa. Certo. E poi diciamo com'è, solo in mente di mangiare e domani ancora terme, arriveremo ancora più distrutti. Massaggi. Massaggi, è vero, abbiamo prenotato, non siamo riusciti a Ayurvedico, ma oh, non stavo più filmando una mazza. Ah sì, giusto, massaggi. Argan. Sì, massaggi di argan, non siamo riusciti con l'Ayurvedico perché non c'era l'operatore, vabbè. Quindi olio di argan con tutto vitaminico, così, alle 10 dopo colazione, comunque vedete tutto, ciao. Eccoci arrivati qua da Pizzicorio, guardate che logo carino e sfizioso. Come vi dicevo, abbiamo preso questa pinsa romana, che è questa pizza particolarissima, che è questa qua. Vedi? Pinsa romana col nuovo impasto appunto con i cereali, 5 giorni di lievitazione, che risulta alla fine più leggera, è 50 cm per due persone. Noi abbiamo scelto i due gusti, una è questa era, che è una roba molto potente, e è... dov'è che era? Era, eccola qua. Pomodoro, mozzarella, melanzane, peperoni, quattro formaggi, leggera, e poi un'altra a radicchio, un pochino più leggerina. Adesso noi brinderemo, eccoci qua. E allora, evviva, dopo vi facciamo vedere la fiata, è enorme, adesso la mangeremo e vi diciamo com'è. Questa è la era e questa è la radicchio. Sembra proprio buona. Poi è enorme. Allora, buon appetito, slurpi, slurpi. Allora, la pizza era deliziosa, veramente particolare, poi è vero che è proprio leggera, però ti sazia tantissimo. E adesso vedete il dolce, ci ha fatto un ensemble, una specie di collezione di dolci, c'è quindi questa bomba che è ricotta, cioccolato e biscotti sotto, poi il tiramisù e un'altra cosa, è un'altra crostata con ricotta e Nutella. Adesso assaggiamo tutto, solo in mente di mangiare, evviva! Pizza finita, abbiamo mangiato benissimo, un posto veramente carino e anche economico. E adesso siamo tornati all'albergo, volevo farvelo vedere da fuori. E per concludere questa serata e questa giornata stupenda qua a Montegrotto Terme, non ci mancava ovviamente un cocktail che nasce dalla creatività del barman. E niente, adesso noi facciamo salute e poi ci vediamo domani. Cin cin, pros. Avevamo in mente di salutarvi così come prima, ma invece volevo farvi vedere questo ambiente qua esterno che è molto suggestivo. Poi si sta proprio bene perché questa torcia, diciamo, ce l'ha accesa apposta il barman. Ormai siamo amici, ovviamente. E è bello, comunque, molto accogliente. Ci sono queste panche. Bello. Niente, volevamo farvelo vedere. Comunque un albergo veramente carino. Colazione e adesso mia sorella sta scegliendo i regali per, da portare ai miei nipotini. Io ho su due capelli perché questo probabilmente lo compro, scusate. E niente. E quindi adesso speriamo che ce la faccia anche perché abbiamo il massaggio alle ore 10 con olio di argan. È indecisa, spenderà un capitale di regali perché dice no, allora se no cosa glielo regalo a fare? Guardate cosa sta scegliendo, regalino sta via un giorno, sta scegliendo cose enormi e comunque speriamo che ce la faccia presto. A dopo col massaggio, ciao, colazione top, bye bye. Ciao, siamo riusciti finalmente perché era sempre occupata anche a fare la jacuzzi. Eccoci con la jacuzzi addirittura, guardate che figata, prima non funzionava, poi abbiamo schiacciato le pulsanti, è andata. Bollicine forever e niente. Adesso tra un po' andiamo a mangiare ancora, molto bello. Ciao, bye bye, alle terme, Montegrotto, top, ciao. Ovviamente volevamo andare ancora a mangiare dopo le Arrivato terme, Sempione. quindi stiamo cercando questa trattoria da Nicola, ma mi sa che ci stanno mandando in questa reggia meravigliosa, che però è sbagliato. Adesso capiamo se l'abbiamo trovata o meno. È una via privata, comunque meraviglia, guardate che bello. Questa insegna di tappi è proprio la verità assoluta in vino veritas. Da Nicola non si è riusciti ad andare perché alle 2 chiudo le cucine, quindi non sono molto sul pezzo, quindi abbiamo scelto questo Cencio, Trattoria Cencio. Siamo a Montegrotto. E qua ancora Montegrotto, esatto. Guardate che bella anche questa cosa di tappi qua.
Primo piatto, fonduta di formaggio e tortino sformatino di zucca. Buon appetit. Dopo l'antipasto di zucca e fonduta, ecco qua questi gnocchi meravigliosi di zucca e taleggio e vicoli al nero di seppia con frutti di mare. Meravigliosi, un profumo delizioso, colori stupendi. Buon appetito. Oh, stiamo andando dopo una giornata molto burrascosa perché siamo andati in trattoria, mangiato, poi siamo andati a fare delle commissioni e adesso stiamo tornando nelle vasche per gli ultimi bagni purtroppo. E poi stasera ancora mangiare, cioè l'insegna proprio del benessere, molto mangiare poco. Stasera mangeremo qua e domani mattina partiamo. Adesso andiamo nelle vasche sperando di riuscirvi a farvi vedere anche un po' bagno turco, varie cose. Benessere. Ciao. Eccoci qua. Stiamo andando giù. Che numero è? 2. 0? 0 o 2? 0. Ah, ci abbiamo detto. Sì. Ah, ecco, facciamo vedere cosa mangiamo stasera. Poche cose. Allora, stasera guardate che figata. Allora, c'è tonno con dadulata di melone, o poi scelta di primi, li vedete qua, reginette saltate, cose. E io comunque solamente di mangiare trancio di salmone, ho una fame caina. No, in realtà non ho fame perché abbiamo già mangiato molto alla trattoria. Ora, Terme, ciao. Vi avevamo lasciato con il mangiare e ritorniamo ovviamente col mangiare. Siamo ancora qua, adesso questa volta siamo proprio in hotel, non più in un'altra trattoria. Questi sono degli spaghetti alla matriciana, anzi non spaghetti, bucatini addirittura, e queste delle reginette a salsiccia, a ragù di qualcosa. Un buon ragù. Ah. Allora buon appetito, sconvolti totali e solo che mangiare. Adesso è il momento della faraona e del trancio di salmone. Vi dico una chicca, praticamente questo vino è quello dove oggi ci siamo trovati in questi colli euganesi. Vi ricordate quella villa con alberata che era il vitigno? Ecco, è proprio da lì che arriva questo vino. E quindi prost, salute, faraona e salmone, trancio, boh. Solo che mangiare e poi ancora Terme, ultime tuffi nelle vasche termali sperando di non collassare, bye bye. Dopo la mangiata storica, che è l'ennesima di questi giorni, non poteva mancare i tristi dolci a buffet. Io ho preso questo tiramisù, questa torta frutti di bosco e questa specie di sempre torta, però io ne ho preso un piccolo pezzettino con pinoli e crema pasticcera. Adesso non mancherà, sono praticamente le 10, siamo scionsi a livelli proprio strapieni, ma faremo un tuffo nelle piscine notturna, quindi sono aperte fino alle 23:30. Ciao! Allora ci vedrete per l'ultimo tuffo in piscina. Schiaccia l'uno, eccoci qua. Schiaccia! Eccoci qua, stiamo andando giù alle terme, come vedete in un contrasto di abbigliamento e di outfit. Lei per fare il video, perché non ha voglia di fare le terme dopo una mangiata colossale, e io invece tento la fortuna e vado giù alle terme dopo una scofanata senza pari. Fra poco con le terme. Anzi, andiamo, facciamo proprio vedere. Qua c'è anche una chiesetta meravigliosa. Qua c'è il corridoio che ci porta proprio alle terme, tipo Shining, però terme. Andiamo. Cheers. Volevamo dire anche che comunque è tardi, perché questo Mioni Royal Sun praticamente tiene aperto fino alle 11:30, quindi è stra top. Quindi è aperto fino a tardi, ma abbiamo sbagliato. No, no, c'è no. Benessere giù. Terme giù dobbiamo sì. Andare. Allora andiamo giù, scendiamo giù. Ciao, ciao. Ciao, ciao, perché andiamo adesso a fare tempo. Chissà, abbiamo sbagliato ancora una volta il piano, ovviamente, privato. Ma non è giusto, qua stiamo andando giù nella hall. No, no, dopo giriamo. Katy, no. Sì. Giriamo. Stiamo andando giù con tutti. Allora prendiamo l'ascensore. Schiaccia, certo. Male. Mi stava facendo andare nella hall. Non va bene. Nuovo ascensore perché abbiamo cannato tutto e quindi andiamo nelle nuove terme. Yeah! Sì. Ah, è qua! Ma abbiamo sbagliato! Ah, ecco qua, era qua!
qua c'è il momento party dell'hotel. Qua party, invece qua. Qua è terme, qua. Ecco qua sì, più relax. Colmar, porta. Colmar? Dai Colmar. Ok, bene. Oh, che meraviglia. Ciao! È già online? Certo. Ho chiesto al tipo, io ho fatto anche amicizia, beh certo. Brava. Nessun problema, ha detto anzi di chiamare lui. Eccoci, fuori dalla piscina. Meraviglioso, sto gelando col Colma. Lui invece è immerso nelle acque, beh certo, guardatelo. Ah, ormai parli. Poca luce però. Guarda, addirittura nuota, voi non lo vedete ma io lo vedo nuota, proprio nuota. Rana, capito? Rana, veramente. Non si vede una mazza però. Potete capire che è buio, buio, infinito, eccolo, arriva, qua si vede. Adesso andiamo nella fonte più calda forever della piscina, che sono 80 gradi. Andiamo, però sto ibernando, sono tipo fuori meno 18 e mi piego gelando a livelli proprio forever, però è metodo Knipe e quindi andiamo. Tantissimo gelare proprio a livelli. Oh, meno male, adesso qua, metodo Knipe totale. Vedi, un po' di freddo, congestione perché... mangiato qualsiasi cosa, oh, e adesso giù nel caldume, oh che meraviglia, oh che bello, oh qua caldissimo, meno male, adesso nuoto un po', se vuoi seguirmi. Lo seguo fino alla fontana madre, eccoci qua ragazzi, vedete bene questa fontana sgorga acqua a 85 gradi. Mezzanotte inoltrata, perché noi siamo normali, l'hanno detto tutti, adesso la vedete, la faccio vedere. Devo stare attentissimi perché scoppia proprio tanto, vedete, guarda qua. Adesso mi si avvicina, questa è la fontana madre, che non era così, a 105 gradi. Arriva, eccola qua. Madonna, non potete capire che bel caldo, un caldo meraviglioso. In teoria non bisognerebbe fare tipo la Pellegrini, ma essere belli e relax. Ecco. Oh! Oh, che bello! Eccolo qua! Relax youtuber! Va bene, allora ci vediamo domani alla colazione, l'ultima colazione, mi sa che c'è il vapore, non mi si vede. Ultima colazione domani qua al Mioni Royal Sunny Montegrotto Terme e poi ci vediamo nel viaggio. Ciao! Eccoci qua, ci stiamo preparando, stiamo andando a bere una tisana giù nel salon dell'hotel dopo la mia nuotata notturna e domani purtroppo partiamo, però è stata una bellissima vacanza. Vedi, questo era quello che dicevo del... questo qua era appunto quello, quel gloss che dicevo che avevo comprato anche io, eccolo qua, avevo comprato anche io per la mia nipotina e è simile molto a quello che ha fatto vedere la diva, però è di Minai, non della marca che ha fatto vedere la diva, al Neon, il Tin, la nostra tester. Allora a fra poco con la colazione a questo punto, perché la tisana non la filmiamo. Ciao, colazione di domani e poi partenza, tschüss! Mentre di là suona il karaoke, noi abbiamo cambiato idea rispetto alla nostra tisana perché il barman di fiducia, che speriamo di farvi conoscere poco, fra poco, non poco fa, ma fra poco, ci ha proposto di bere questo Ugo, che è appunto questo cocktail molto leggero con prosecco, esatto, tipico del Veneto, con prosecco, lime e... leggero ma non troppo, una via di mezzo. Esatto, digestivino. E poi abbiamo messo anche la coperta perché questo albergo è top, perché ha anche le coperte, le coperte esterne. Cose. Esatto, si gela. E io dopo le terme sono top, adesso non riesco neanche a tenere più su il telefono con la fotocamera, mi fa malissimo questo braccio. Chiaramente io non l'aiuto mai. Ah, volevo dire questa cosa, vi ricordate ieri che avevamo detto dobbiamo prenotare il massaggio ayurvedico, dopo non c'era più posto, allora oggi abbiamo fatto alle 10 il massaggio all'olio di argano, molto bello è stato, eh? Cavolo.
Comunque qua c'è la serata anni 80, adesso c'è... Com'è che è? No, questa è Tia. Cos'era quella? Tutto Camerino, Roberto Camerino, eccetera, quelle annate lì. Ah sì, questa è sempre certo, Camerino. Sempre lui, com'è sì. Che è? Cantala. Rock and Roll Robot e l'altro. E adesso questa? Dimmi ti amo, na 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 na. Comunque Camerini top, anni 80, Tampax, anni 80 forever. E tra poco col barman ciao. E magari anche canzoni l'artore, magari balliamo anche, ciao. Magari andiamo anche a dormire. Dai, potremmo ciao. Ballare. Se c'è anni 80 balliamo. Certo. Dai, va bene. Questi qua ci stanno solo che guardando noi, che sei okay, youtuber. Mettiamoci così che sennò siamo in imbarazzo. Ciao, a fra poco, bye bye. Con Lugo, ciao, Ugo. Ecco qua, Sammy, il nostro barman di fiducia, che era scomparso e non trovavamo più i nostri cocktail, però dopo, perché noi eravamo andati fuori ma lui ci aspettava dentro. E niente, se vuoi dire qualcosa, sei top e sei il nostro barman. All right, thank you very much, my friend. It was a very pleasure, nice to meet you. You are a good people, I love good people. I live with you guys, and that's my passion. I'm my passion. Why? That's why I do this kind of job, you know that? So. Ma tu hai lavorato anche all'estero, visto good, che parli it's tutto. It's very good to be true. I love good people, so yes. I was in the States for like 10 years. I was in Germany. Well, I speak like 5 languages, so. Ma anche a Berlino? No, in Berlino. I was in Baden-Württemberg. Ah. So, it's institution warm to say. E appena prima di partire, eccoci qua da Dalla Bona, questa pasticceria numero uno su TripAdvisor. Abbiamo preso un po' di pastine, come le chiamano qua, per festeggiare ancora l'insegna del mangiare a casa, alla in Valtellina ovviamente. Adesso siamo proprio border e quindi andiamo in viaggio a casa. Andiamo prima da giù.